uno dei nostri leader indiscussi, Luigi Di Maio. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui prima di tutto questa domenica, grazie mille davvero, grazie a questa lista e a queste persone che hanno deciso di metterci la faccia ancora in questa città per provare a cambiare il metodo di amministrazione di una città. La prima cosa, prima dei temi, prima dei programmi, è il metodo con cui si amministra una città, perché in tutti questi anni avete avuto tanti programmi in campagna elettorale, erano tutti bellissimi. Io non credo che abbiate mai letto un programma in campagna elettorale brutto che vi dicesse voglio aumentarvi le tasse comunali o non voglio spegnere l'inceneritore nel 2020 oppure voglio sprecare i vostri soldi. Se avete trovato un programma che diceva una cosa del genere, portatemelo, perché sarebbe un caso storico, un unicum a livello internazionale. I programmi elettorali sono tutti belli, quindi il programma elettorale è sicuramente importantissimo, ma è importante se è credibile la persona che ve lo sta proponendo quel programma elettorale, altrimenti non vale niente, non perdete neanche tempo a leggerlo. Prima ancora del programma, prima ancora delle intenzioni, prima ancora del candidato e della sua bravura, qui secondo me c'è un candidato sindaco veramente bravo perché viene da una storia professionale, da una storia personale, conosce questo territorio ed è in grado sicuramente di poter amministrare questa città. Prima di questo c'è, prima di tutto questo c'è la libertà del candidato. Allora, io vengo da una provincia del sud, che è la provincia di Napoli, ma ho imparato in questi anni, avendo il privilegio di conoscere la gente del nord, le tante persone che da anni portano avanti nel mondo dell'impresa, nel mondo delle cooperative, nel mondo della pubblica amministrazione, la loro vita e il loro lavoro, ho imparato che le dinamiche politiche sono uguali su tutto il territorio nazionale ormai. E quindi mi permetto di dirvi una cosa, che prima ancora di chiedervi quale sia il programma elettorale, la cosa importante è chiedervi se il candidato sia libero di poter realizzare quel programma elettorale. Libero che cosa significa? Significa che se ad un candidato sindaco o ad una coalizione, non so quanto sia il record, 7, 5, 6 liste, bene, se a quel candidato sindaco, a quella coalizione, la campagna elettorale gliela sta pagando sempre il solito potentato locale o le solite organizzazioni locali, alla fine saranno loro a governare la vostra città e il candidato sindaco non avrà nessuna possibilità di realizzare il proprio programma elettorale. Questo vale in tutti i posti d'Italia, in tutti gli 8.000 comuni italiani. Noi ci dobbiamo chiedere, ma i soldi chi ce li sta mettendo per stampare manifesti, per fare cene, per stampare volantini? Perché vedete, io posso anche capire il perché in piazza la domenica di questi tempi si vedono poche persone, perché in questo periodo i candidati sono degli stalker. Ovunque tu giri per strada, al negozio, al supermercato, trovi questi candidati tutti gentili, affabili, tutti quanti vogliono il vostro bene, vogliono cambiare la vostra città. Però noi ci dobbiamo chiedere pure un'altra cosa, ma se la maggioranza delle forze politiche che si presenta a queste elezioni politiche, non siamo noi, ha già governato questa città, che senso ha presentarsi con un programma e dire voglio cambiare la città? Lo potevi fare negli ultimi 20 anni che hai già governato Piacenza e non lo hai fatto. Però poi si innescano tante altre cose, lo sappiamo, si innescano tante altre dinamiche che sono legate al candidato che io conosco, a volte il mio datore di lavoro, a volte il collega di lavoro, a volte è semplicemente la zona di comfort in cui ogni elettore si va a rifugiare, perché magari quel candidato è già stato sindaco tante volte o fa parte di un partito che ha già amministrato questa città e abbiamo paura di rivolgerci verso forze politiche nuove, nuovi candidati, verso il Movimento 5 Stelle, perché ci chiediamo chissà come governerà la nostra città. Il tema non è chissà come governerà la nostra città, è che in questi anni, quando ci è andata bene, se vi è andata bene, abbiamo avuto a capo delle nostre giunte comunali in tutte le città italiane degli amministratori di condominio, gente, senza offendere gli amministratori di condominio, ma gente che nella maggioranza dei casi al massimo
si è limitata a far quadrare i conti al massimo, perché in molte città abbiamo dei buchi, nella maggioranza delle città italiane abbiamo buchi di bilancio stratosferici, ma neanche questo, neanche quello che fa semplicemente quadrare i conti può essere una persona a cui ambire come sindaco. Non possiamo immaginare che sia questo il sindaco della nostra città. Noi oggi abbiamo bisogno di scelte coraggiose. Scelte coraggiose significa che, come diceva prima il nostro candidato sindaco, si entra nel comune quando vieni eletto e la prima cosa che fai è andare a vedere gli appalti, i bilanci, le spese del comune fatte con le vostre tasse e iniziamo... E guardate, bisogna avere il coraggio di tagliare tutto quello che non serve, perché se c'è un problema sicurezza a livello italiano e a livello cittadino è perché in tutti questi anni, quando verso ottobre-dicembre bisognava decidere se tagliare i loro privilegi o alle forze dell'ordine locali o nazionali, si è sempre tagliato alle forze dell'ordine, mai ai vitalizi, ai megastipendi o agli appalti inutili. Però questo produce qualche nemico, eh? Cioè, quando si fanno queste cose, io ve lo dico, poi fate arrabbiare un po' di gente, non dei cittadini normali che da anni aspettano che i soldi delle loro tasse vengano investiti nei servizi essenziali, ma tutte quei poteri locali che non sono poteri occulti, li conosciamo tutti, sono gli stessi che vivono da 20 anni con i soldi pubblici e con le leggi ad personam o con le delibere ad personam o con i bandi costruiti su misura, da me si dice vestito su misura, quando si producono dei bandi per gare pubbliche che già sanno chi vincerà quel bando o quella gara pubblica, l'abbiamo visto più volte. Beh, quelli si arrabbieranno un po'. Quella parte lì si arrabbierà un po' in questo paese, ma non è un problema. Vedete, quando abbiamo fatto saltare le Olimpiadi a Roma, che dovevano indebitare il comune ancora di più, noi abbiamo preferito far arrabbiare quelli delle Olimpiadi piuttosto che i romani per fare altri debiti. E non è uno scontro ideologico contro le Olimpiadi, ma se l'organizzazione viene dal comune di Roma e gli dice: guardate, dovete darci garanzia, se non dovessero andare bene le Olimpiadi dal punto di vista economico, che il Comune di Roma pagherà tutte le spese dei disavanzi del bilancio delle Olimpiadi. Allora siamo andati a vedere un po' i bilanci del passato e le ultime Olimpiadi che si sono fatte, per esempio in Brasile, stanno ancora pagando i debiti e ci sono state rivolte in diverse regioni del paese proprio per i debiti che devono pagare in quel paese per le Olimpiadi, che sono andate male perché dal punto di vista economico non stavano in piedi. Allora, un comune con 20 miliardi di euro di debiti vuole, si dà il caso, che abbia eletto un amministratore che si ispira alla responsabilità del buon padre di famiglia, e un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia, se ha la sua famiglia in difficoltà non va a comprare un'altra automobile o va a pagarsi le vacanze alle Bahamas. Questo è quello che stiamo cercando di fare noi. E questo è un metodo di lavoro che dobbiamo portare all'interno di più comuni possibili italiani. Si vota l'11 giugno. Dobbiamo portare il più possibile all'interno delle regioni italiane, per esempio il 5 novembre si vota in Sicilia, io credo che i siciliani ci regaleranno la prima regione 5 Stelle d'Italia, dove potremo applicare anche a livello regionale questo metodo. Purtroppo lì abbiamo anche il KO dell'avversario, perché non esiste niente più. Lì c'è un deserto dal punto di vista politico, qui ancora i partiti fingono di reggersi in piedi, lì sta scomparendo tutto ed è soltanto l'antipasto di quello che succederà poi alle elezioni politiche. Vedete, ultimamente le elezioni francesi hanno visto la vittoria di Macron e tutti i partiti italiani si sono lanciati tra le braccia di Macron, ma hanno dimenticato che il Partito Democratico francese e la Forza Italia francese sono scomparsi, non hanno superato neanche il primo turno. Macron corre con un suo movimento e in questo momento la stessa cosa sta avvenendo qui. Resistono un po' di più in Italia, perché? Perché non abbiamo leggi serie che riguardino il conflitto di interessi, l'anticorruzione, il voto di scambio politico mafioso, quindi continuano ad utilizzare i soldi delle vostre tasse
per pagare le loro carriere politiche. E vi posso assicurare, vedendo i bilanci dei comuni, per quanto sono indebitati o per le spese pazze che hanno fatto, che con i soldi delle vostre tasse in questi anni avete foraggiato la carriera politica di centinaia di loschi individui che partivano dal vostro consiglio comunale o di quartiere, arrivavano in Parlamento, sempre con i soldi vostri hanno finanziato le loro campagne elettorali e sempre arrivando lì, grazie ai soldi vostri, vi hanno anche votato la legge Fornero, il Jobs Act della buona scuola. Quindi è il momento un po'... è il momento di invertire la rotta, secondo me. E possiamo invertire la rotta semplicemente cambiando schema di gioco. Perdiamo la partita da 30 anni come cittadini, però non si sa perché continuiamo a tenere lo stesso schema di gioco, lo stesso allenatore e la stessa squadra. Proviamo a cambiare squadra a queste elezioni comunali, proviamo a cambiare lo schema di gioco, anche prendendoci qualche rischio, perché vedete, noi non saremo perfetti. Le persone dietro di me, come vale per me, come vale per tutti, sono esseri umani e quindi magari sbaglieranno, ma queste persone avranno la libertà di sbagliare in buona fede, che significa chiedervi scusa, punto, a capo, e si ricomincia a lavorare. Mentre in troppi anni abbiamo visto gente che diceva scusate, abbiamo sbagliato, ma in realtà sapevano benissimo quello che stavano facendo. Quando dicono serve competenza in politica, io sono d'accordissimo. La competenza, come l'onestà, sono presupposti necessari, ma non sufficienti. Perché puoi essere anche competente, come tutti quelli che avete eletto a Roma in questi anni, perché io non trovo degli incompetenti in Parlamento degli altri partiti, quelli sanno bene quello che fanno. Il problema è che quella competenza la mettono a servizio o dei propri interessi o degli interessi di pochi, di certo non di quelli che li hanno votati in buona fede in tutti questi anni. E quella competenza poi si è trasformata nell'essere diabolici e quindi nel cercare di trovare sempre i modi per dire che stanno lavorando per voi, ma in realtà stanno lavorando per loro. Allora, che cos'è il metodo di lavoro di cui sto parlando? È quello che per esempio io ho applicato quando sono arrivato alla Camera dei Deputati da vicepresidente della Camera. Vedete, la prima cosa che ho voluto fare una volta eletto vicepresidente della Camera non è stato fare visite istituzionali, visite all'estero, tutte queste cose qui. Io ho chiesto i bilanci, perché voi state pagando 1 miliardo di euro all'anno da anni per pagare la Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati vi costa 100.000 euro per ogni ora di lavoro. Quindi ogni volta che voi vedete che la Camera perde tempo su una legge o c'è qualcuno che perde tempo per non andare a votare e per esempio prova ad insabbiare la legge elettorale, ricordatevi che ogni ora che passa state pagando 100.000 euro delle vostre tasse in più. Questi sono i... Non ho detto 100.000 euro al giorno, non ho detto 100.000 euro a settimana, ho detto 100.000 euro all'ora. Io volevo capire che fine facessero questi soldi, dove si stessero spendendo. Ora, ci sono delle spese assurde come 7 milioni di euro per le pulizie soltanto si spendono ogni anno, ma poi ci sono altre spese che sono veramente inquietanti per la follia con cui sono state concepite. 300.000 euro di vostre tasse si spendono da 20 anni e né destra né sinistra ve l'ha mai detto, per pagare una polizza assicurativa ai parlamentari e risarcirli in caso di punture d'insetto, insolazioni, malattie tropicali, incidente per guida in stato d'ebbrezza, quindi io sono ubriaco, sto guidando, metto sotto una persona, voi lo dovete risarcire anche il parlamentare che guida in stato d'ebbrezza, e sommosse popolari. Ora, le sommosse popolari sono interessanti perché, stante il fatto che vi siete fatti un'assicurazione per risarcirvi dalle punture d'insetto, dalle insolazioni, dalle malattie tropicali, il popolo si arrabbia, c'è una manifestazione, un parlamentare si fa male, noi lo scongiuriamo e lo dobbiamo anche risarcire dopo che ci hanno fatto arrabbiare in tutti questi anni. Questa è una delle spese che voi avete pagato in tutti questi anni. Come... Alla Camera si spende 1 milione di euro all'anno per risarcire i rimborsi viaggio degli ex parlamentari. Cioè, io assunto da un'azienda, voi siete un popolo di lavoratori, avete lavorato tutti in aziende, cooperative, avete lavorato in un mondo in cui magari chi ti assume a volte se vai fuori ti paga la trasferta, ma non ti pagherà mai la trasferta se ti ha licenziato. Cioè, quando, una volta che un lavoratore è stato licenziato, non gli pagano ancora le trasferte l'azienda di provenienza. La Camera dei Deputati sì, voi avete licenziato per anni decine di parlamentari non votandoli più e li avete mandati a casa, e la Camera continuava a risarcirgli per 1 milione di euro all'anno i rimborsi spese.
Ora non so per fare cosa, gli avrete pagato vacanze, gli avrete pagato tante cose a queste persone, ma di certo non l'attività politica, in quanto non erano più parlamentari. E un'altra spesa allucinante, poi concludo, non vi voglio far arrabbiare perché c'è un lieto fine, era stata quella dei 30 milioni di euro che la Camera dei Deputati pagava ogni anno per i cosiddetti affitti d'oro. Questa cosa è interessante non per com'è, ma per come è andata a finire questo episodio, perché la Camera pagava 30 milioni di euro per due palazzi come questi, che avevano un valore stimato di circa 20 milioni di euro. Dal 1998, quando questi contratti li ha firmati un certo Luciano Violante, ad oggi, avete pagato 30 milioni di euro all'anno per affittare quei palazzi. Ora, potevamo comprarli con meno di quello che avete pagato ogni anno. Quindi in un anno ricompravamo quei palazzi, non li abbiamo comprati dal 98 ad oggi, ma soprattutto avevamo in quei palazzi uffici che potevamo tenere negli immobili di nostra proprietà della Camera. Quindi la nostra proposta è stata, guardate, questo palazzo ci costa 1 miliardo di euro, qui stiamo parlando di 30 milioni di euro all'anno, iniziamo a tagliarli e eliminiamo questa spesa inutile. La risposta è stata, ma la legge non ce lo consente. La legge non lo permette perché questi sono contratti particolari, perché effettivamente avevano fatto dei contratti particolarissimi, per cui anche se avesse perso il partito di Violante quando ha firmato quei contratti non si dovevano far saltare. E quando mi dissero la legge non ce lo consente, io risposi nel 2013, ma la legge la facciamo noi qui che stiamo in Parlamento, l'avete cambiata quando volevate voi, proviamo a cambiarla. Ora, qualcuno che ci ascolta qui magari dirà questo è populismo, queste sono cose che non si possono fare. Io vi dico che in una notte di dicembre del 2013 abbiamo proposto la modifica della legge, gli altri partiti non si sono accorti di cosa ci fosse scritto in quella modifica, l'hanno votata, e voi oggi, da ormai 3 anni, non solo non pagate più i 30 milioni di euro all'anno di affitti d'oro, ma non pagate più, grazie a nostre proposte di modifica, neanche l'assicurazione ai parlamentari e 1 milione di euro di rimborsi spese agli ex parlamentari. Che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che questo metodo di lavoro lo possiamo applicare anche a questo comune. Ma la cosa interessante è stata cosa è accaduto quando noi abbiamo fatto saltare i 30 milioni di euro. Cioè, quando abbiamo fatto saltare i 30 milioni di euro, quel prenditore romano, non lo chiamo imprenditore per non offendere quelli onesti, quel prenditore romano che oggi ha gli arresti domiciliari, ha evaso l'IVA, una serie di cose, andò ai giornali a vendicarsi perché gli avevamo fatto saltare i 30 milioni di euro. Ora, io pensavo si vendicasse contro il Movimento 5 Stelle. Invece si è presa con i partiti che non gli avevano difeso quei 30 milioni di euro, anzi che avevano votato la nostra proposta per far saltare i 30 milioni. E disse una cosa ai giornali che ha illuminato il mio pensiero. Poi magari per voi sarà una cosa scontata, per me non lo era. Disse, è vero, io prendo 30 milioni di euro all'anno, li ho presi dal 1998. È vero, erano tanti soldi degli italiani e mi dispiace. Ma questi 30 milioni di euro che io prendevo ogni anno neanche mi bastavano, perché io ad ogni campagna elettorale dovevo pagare la campagna elettorale a tutti i partiti che mi avevano assicurato quei 30 milioni di euro. Oppure, siccome c'era qualche partito che aveva qualche rimorso, qualche scrupolo, allora non mi chiedeva i soldi per la campagna elettorale, ma mi chiedeva di assumere gente in quell'azienda che si chiamava Milano 90 e gestiva i palazzi che prendevano 30 milioni di euro all'anno. Allora capite che in questo paese, con i vostri soldi, con quella partita di giro, alla fine io ce l'avevo con quel prenditore, ma ce l'avevo ancora di più con chi aveva utilizzato i vostri 30 milioni di euro, li aveva fatti transitare in quella società per utilizzare quella società come salvadanaio per le proprie campagne elettorali e per le proprie clientele politiche. E questo meccanismo, se lo applichiamo ad ogni problema di questo paese, capiamo che il problema non è trovare la ricetta per risolvere le criticità dell'Italia. La questione non è trovare le soluzioni ai problemi del paese, perché di soluzioni ne abbiamo tantissime, ne sono piene i cassetti nei comuni, nelle regioni e nei ministeri, perché per anni si sono riunite commissioni di esperti nazionali e internazionali che hanno trovato tutte le soluzioni per risolvere i problemi al nostro paese. Il problema non è la ricetta per curare il paese, il problema è il medico che non prescrive quella ricetta, e se noi non cambiamo il medico, noi alla fine potremmo continuare a dire che si dovrebbe fare così per cambiare il paese,
ma non avremo persone libere per cambiarlo, perché quando avrebbero mai tagliato quei 30 milioni di euro se fossero rimasti al governo della Camera dei Deputati solo loro? Mai. Qui oggi noi abbiamo bisogno di un altro meccanismo, che è il meccanismo di un movimento che prova a sostituire quelli che stanno al vertice delle istituzioni con un po' di persone libere, che scuserete se non stanno lì dentro da 30 anni e non hanno l'esperienza di chi sta lì dentro da 30 anni, ma per fortuna, visto come ci hanno governato per tutti questi anni. Allora, questo è un metodo di lavoro. Ora cominciamolo ad applicare anche ai nostri comuni. Ai nostri comuni serve prima di tutto un sindaco che, una volta che ha aperto i bilanci, inizi a prendere scelte di buon senso, non scelte di destra o di sinistra. Perché guardate, la destra e la sinistra ognuno se la porta nel cuore, sono valori che ognuno si porta dentro, esistono, ma secondo me non esistono più in quei partiti che in tutti questi anni non vi hanno detto come si stavano spendendo i soldi delle vostre tasse. Ma qualcuno che avete eletto su questo territorio è mai venuto a dirvi che c'erano 300.000 euro di polizza assicurativa per i parlamentari dalle punture d'insetto? Qualcuno è mai venuto a dirvi degli ex parlamentari o dei parlamentari in carica che si spendevano 1 milione di euro dei vostri soldi per i rimborsi spese agli ex parlamentari? Secondo me no. Qualcuno c'è stato. Sì? C'è stato qualcuno, mi faccia il nome. 30 anni fa Carlo Tassi. Quando c'erano almeno politici degni di questo nome. Io penso che adesso abbiamo bisogno di cominciare a fare scelte di buon senso. L'obiettivo qual è? Non è più pensare che ci siano idee di destra o di sinistra, ma che ci siano buone idee e di cominciare a metterle in pratica, anche perché un partito che era di destra e diceva di stare con gli imprenditori ha fatto Equitalia governando questo paese. Un partito che era di sinistra e diceva di stare con gli operai ha abolito l'articolo 18 col Jobs Act governando questo paese. Quindi partiti di destra o di sinistra in Parlamento io non ne vedo più. Non ne vedo più. Ora, io so che c'è un programma molto articolato, avete delle peculiarità locali, delle questioni locali, ma avete anche delle questioni generali, e sulle questioni generali non c'è bisogno di dire farò, dirò, vedrò. Io penso che possiamo parlare raccontando quello che già abbiamo fatto nei 37 comuni che governiamo. Guardate, noi governiamo i comuni quando i comuni toccano il fondo, o dal punto di vista etico-morale della politica, o quando hanno raggiunto buchi di bilancio che veramente hanno bisogno di un mago per essere messi a posto. E allora lì i cittadini ci affidano i comuni. Ora, voi potete aspettare altri 5 anni a arrivare a toccare il fondo e poi affidarci il comune di Piacenza, o anticiparvi un attimo col lavoro, visto che lo possiamo ancora salvare, e permetterci di governarlo adesso. Perché poi il trend è sempre lo stesso, dipende solo dal tempo, ma accadrà. Perché poi alla fine non è che le spendono i vostri soldi in maniera scriteriata perché non sappiano spenderli, è solo che hanno così tanti compromessi e mani legate che poi non sono liberi di poter dire no quando i soldi non ci sono, e quindi indebitano le casse del vostro comune. Allora, che cosa ho visto fare in questi anni? Parliamo almeno di comuni che governiamo da 3 anni, perché voi il primo anno avrete un sindaco che metterà a posto i bilanci e comincerà a far quadrare i conti dei guai fatti in precedenza. Dal secondo anno si fanno i piani triennali, si comincia la programmazione, e dal terzo anno vedrete i risultati. Qualcuno dirà, ma devo aspettare 3 anni? Abbiamo aspettato 30 anni, iniziamo, che dite, a cambiare qualcosa? Perché tutta la politica del domani mattina risolvo tutto, la politica dei 100 giorni, secondo me è un po' superata. Ci hanno sempre fregato questa storia dei 100 giorni, ci facevano una pulizia straordinaria e poi ci abbandonavano e li vedevi dopo 5 anni. Noi abbiamo un'idea a medio e lungo termine. Che significa? Ho visto i nostri sindaci smetterla di tagliare ai servizi sociali come il sindaco di Livorno e cominciare a risanare i carrozzoni politici del comune, perché per esempio a Livorno, governato per 70 anni dalla sinistra, quel comune è stato un comune che per anni ha tagliato ai servizi essenziali dei cittadini, soprattutto gli aiuti alle famiglie, ai disabili, e li ha messi nei carrozzoni politici dove piazzavano gente, amici loro, nei consigli di amministrazione. Che cosa abbiamo fatto noi con Nogarin? Abbiamo tagliato tutti i dirigenti inutili e le spese inutili dei carrozzoni politici che gestivano per esempio la nettezza urbana del comune di Livorno, abbiamo salvato i soldi dei servizi sociali e con quei soldi abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza comunale per chi perdeva il lavoro e doveva essere reinserito lavorativamente.
Io ho visto in questi anni un dibattito surreale sul reddito di cittadinanza, c'è chi dice no, noi siamo per il lavoro, loro sono per il reddito di cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza è uno strumento che in tutta Europa serve a inserire le persone nel mondo del lavoro, perché vedete, nei prossimi 7-8 anni, che lo vogliate o no, che lo vogliamo o no, il 60% dei lavori così come li conosciamo cambierà o sparirà, e questo non lo dico io ma lo dicono studi a livello internazionale. Il 60% delle professioni come oggi le conosciamo sparirà o si trasformerà. Questo significa che avremo tanti lavoratori che dovranno o cambiare la loro qualifica lavorativa o dovranno trovarsi un altro lavoro, perché perderanno quello esistente. Non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, perché questi studi dicono anche che l'Italia, se dovesse iniziare ad investire all'interno del Made in Italy, in settori come il Made in Italy, l'energia, i beni culturali e il turismo, potrà essere il primo paese europeo per attrazione degli investimenti, il primo paese in Europa. Quindi l'orizzonte è il 2025, ma è un orizzonte che con una classe politica che guarda al futuro potrà rendere il paese, l'Italia, un meccanismo di attrazione degli investimenti primo in Europa. Ma il punto è un altro. Se io lavoro all'interno del cosiddetto mondo, per esempio, delle TV che fanno del tubo catodico per le TV. Facciamo questo esempio. C'è chi lavora nelle fabbriche di tubo catodico, ci lavorava fino a qualche anno fa, ieri sono passato vicino alla Mivar, che non si è mai aggiornata in quel settore, ha chiuso. Perché? Perché c'era qualcuno che pensava di poter rilanciare, il futuro erano le TV a tubo catodico, ma sono arrivate le TV a schermo piatto, sto semplificando, sto facendo solo un esempio. Chi ha perso il lavoro in quel mondo, non, per esempio a 50 anni, e per la riforma Fornero deve arrivare a 67 anni, beh, quella persona lì ha il diritto di avere uno Stato che gli dica: tu, io ti do un reddito, ti formo per i nuovi lavori e ti reinserisco all'interno di un altro ambito di lavoro. Questo è il reddito di cittadinanza, non è tenere la gente sul divano senza far nulla. Non è tenere la gente sul divano senza far nulla, questo non l'abbiamo mai detto, e sarei io il primo a non votare una legge del genere. Ma il reddito di cittadinanza è lo strumento per aggiornare lavorativamente le persone che perderanno posti di lavoro e che dovranno essere reinserite lavorativamente. Questo noi lo possiamo fare perché abbiamo le risorse per farlo. Se noi lo facciamo con i nostri sindaci a livello comunale, lo può fare lo Stato centrale con una legge che tagli da dove non serve nel bilancio dello Stato e reinvesta dove serve. Ma non è tutto. Perché vedete, quando io vi dico apriamo i bilanci del vostro comune e tagliamo quello che non serve, questo ve lo diranno tutti, ma io credo che noi abbiamo la credibilità per dirvelo, perché in questi anni abbiamo gestito i soldi delle vostre tasse sempre con la premura di risparmiare e di non sprecarli, e non abbiamo aspettato una legge per farlo. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica italiana che taglia lo stipendio ai propri parlamentari. Abbiamo tagliato lo stipendio a 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle in 4 anni e mezzo. Tagliando questo stipendio abbiamo messo da parte 21 milioni di euro. Questi 21 milioni di euro li abbiamo messi su un fondo che hanno fatto nascere in Italia 5.300 nuove imprese, come esercizi commerciali, imprese industriali, studi professionali associati, e abbiamo dato lavoro a 13.000 italiani. Ora, non vi sto dicendo che abbiamo risolto i problemi del paese. Per chi volesse accedere ai soldi dei nostri stipendi può visitare il sito microcredito5stelle.it. Si accede a quel sito internet e trovate tutte le istruzioni per accedere ai soldi di un politico che si è tagliato lo stipendio e vuole darvi un'opportunità di aprire un'impresa in Italia. Lo so, è una cosa a cui non ci crederà mai nessuno, però se volete provare, provateci e poi vedrete come va. In Italia ci sono 5.300 imprese, come vi dicevo, che sono il simbolo di un'idea diversa di gestire la cosa pubblica, in cui si taglia da dove non serve e si investe dove serve. Ma soprattutto vi stiamo dicendo una cosa: dateci l'opportunità di governare questo paese e noi con una legge applichiamo le regole che si applicano già al Movimento 5 Stelle senza aspettare una legge, a tutti i 900 consiglieri regionali italiani, 1.000 parlamentari, 8.000 sindaci, i dirigenti delle grandi partecipate di Stato, e non recuperiamo 21 milioni di euro, recuperiamo miliardi di euro che possiamo finalmente... Perché scusate, la matematica non è un'opinione. Se 130 parlamentari, tagliandosi metà dello stipendio in 4 anni e mezzo, mettono da parte 21 milioni di euro, ma quanti miliardi possiamo recuperare se facessero tutti così, sia nella pubblica amministrazione che nella politica italiana? Potremmo recuperarne diversi. E che cosa ne possiamo fare?
Possiamo prendere quei soldi e metterli in una misura che esiste in tutti i paesi europei, che si chiama Banca Pubblica per gli Investimenti. Io le ho visitate le banche pubbliche dello Stato francese, tedesco e spagnolo. Quando c'è stata la crisi del 2008, che noi stiamo ancora vivendo, quelle banche sono intervenute ad aiutare le imprese che non avevano più prestiti dalle banche private. Le banche dello Stato intervenivano per dare mutui alle famiglie che non avevano più prestiti dalle banche private. Le banche dello Stato aiutavano i commercianti che stavano chiudendo e non avevano più i fidi, avevano i fidi scoperti. Cioè, io ho visto banche come quella francese che avevano degli sportelli in tutta Italia, in tutto il paese francese, e i cittadini francesi, per esempio gli imprenditori, andavano lì e chiedevano un aiuto per avere un credito, non per avere soldi scoperti, soldi a fondo perduto, ma volevano un credito per poter rilanciare la loro impresa. In alcuni casi la banca francese entrava nell'impresa come socio, gli sistemava il business plan e poi se ne andava. Esattamente il contrario di quello che accade in Italia, in cui quando le cose vanno bene il 70% di tasse le dobbiamo dare al socio di maggioranza che è lo Stato. Quando le cose vanno male, lo Stato ti abbandona e ti manda Equitalia e l'Agenzia delle Entrate. Però, anche qui, torniamo al discorso di partenza. Quando mai si farà una banca pubblica in Italia se nel governo italiano abbiamo gente come Maria Elena Boschi che andava a chiedere all'Unicredit di salvare la banca del padre? Mai, mai. Come vedete, sto limitando al massimo i nomi degli altri, non li vorrei proprio nominare, proprio se è essenziale vi faccio qualche esempio, li usiamo a titolo esemplificativo e nient'altro, perché voglio parlare dei nostri temi, di quello che vogliamo fare. Allora, anche il tema dell'immigrazione, che è un tema sentito in Italia, è inutile che ci nascondiamo dietro al fatto che qualcuno dica no, è solo un problema di percezione, no, è un problema che si potrebbe controllare con enorme facilità, ma in questo paese è un fenomeno incontrollato perché è un grande business che in Italia ha fatto la fortuna di alcune cooperative e di alcune strutture di accoglienza. Tanto è vero che due settimane fa in Calabria è scoppiata un'inchiesta in cui si è dimostrato che una organizzazione dell''Ndrangheta gestiva un centro d'accoglienza da 200 migranti e quindi faceva business su quelli che erano i famosi 38 euro al giorno. Allora, per me la speculazione politica si divide in due. Ci sono i partiti che hanno preso proprio i soldi da chi faceva business sull'immigrazione e quindi hanno speculato economicamente sugli immigrati, e ci sono i partiti che hanno speculato economicamente e anche politicamente sugli immigrati, perché quando non erano al governo dicevano tutti a casa, poi sono andati al governo e ci hanno fatto delle leggi che hanno provocato l'esodo di massa che oggi ci troviamo qui all'interno. Non faccio nomi. Che cosa dobbiamo fare per risolvere il problema dell'immigrazione? C'è scritto nei trattati internazionali, non dobbiamo inventarci nulla. L'anno scorso abbiamo avuto un record di arrivi, 198.000 migranti arrivati in Italia. Record l'anno scorso, faremo un altro record quest'anno se non ci muoviamo. Nei trattati c'è scritto che la maggioranza di queste persone non può stare qui e la minoranza può stare qui perché viene da zone di guerra, ma la maggioranza non viene da zone di guerra. Allora, le persone che non possono stare qui devono essere rimpatriate, c'è scritto nei trattati, non è che ce lo dobbiamo inventare con una forza politica. Il problema è un altro qui, è che i rimpatri non si faranno mai finché in questo paese ci sarà chi con quei 38 euro al giorno farà sempre più business e ne vorrà sempre di più di immigrati. Non è un problema di metodo, di soluzione, ancora una volta il problema è il medico. E vi faccio un esempio, dalle carte di Mafia Capitale apprendiamo che le cooperative che facevano business sui campi Rom di Roma e sugli immigrati a Roma finanziavano la campagna elettorale del Partito Democratico e di Matteo Renzi, perché Salvatore Buzzi era seduto al tavolo della campagna elettorale delle europee di Matteo Renzi e gli ha dato almeno 1.000 euro, 10.000 euro, non mi ricordo quali erano le tariffe. Ma il punto è un altro: finché le cooperative che fanno business sui migranti finanzieranno il partito di governo, ma quando li faremo mai i rimpatri? Mai. Ed è chiaro che poi il fenomeno dell'accoglienza è incontrollato, perché non solo non si fanno i rimpatri, ma poi chi gestisce l'accoglienza, che vi costa 5 miliardi di euro all'anno, che io sarei felice di utilizzare per aiutare nei paesi di provenienza quelle persone piuttosto che far speculare i soliti noti in questo paese,
Mi costa 5 miliardi di euro all'anno l'accoglienza per foraggiare un sistema che non dà tutti i servizi di accoglienza, anzi intasca molti di quei soldi, e quindi vediamo le nostre periferie alla mercé di un'umanità che non sa cosa fare e che non sa come gestire la sua presenza in questo territorio. Allora, se noi veramente vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione in questo paese, vi prego, dobbiamo cominciare a renderci conto che chi ha provocato il disastro dell'immigrazione in Italia non potrà mai risolvere il disastro dell'immigrazione in Italia, perché è in conflitto di interessi. Questo vale per tutti i problemi dell'Italia. Chi ci ha provocato i danni non potrà mai essere il nostro salvatore, mai, mai, perché non potrà mai esserne in grado. Allora, io penso una cosa, che anche alle comunali dell'11 giugno abbiamo l'occasione, diceva la signora, per mandarli fuori dal vostro comune, e poi un po' alla volta, tra qualche giorno o tra qualche mese, vediamo quanto ci vorrà, speriamo anche a livello nazionale, con le elezioni politiche, di mandarli a casa, perché voi ci vedete sempre organizzati così, non abbiamo soldi, quindi siamo sempre di fortuna, però siamo la prima forza politica del paese. Nessuno lo dice, ma lo siamo. E da prima forza politica del paese possiamo governare questo paese e avere l'occasione di cambiare tutto. Grazie. State vicino al nostro candidato sindaco e alla nostra lista, mi raccomando, sono gli ultimi giorni. Grazie Luigi, fantastico come sempre, incisivo. Grazie Luigi. La signora dice... Tutti gli emigranti li mandiamo a casa di Renzi? No, li mandiamo loro. Tutti gli emigranti a casa di Renzi, signora, non ci sta, la casa piccola. Allora, avete sentito il candidato sindaco, che sono io, avete sentito il nostro rappresentante nazionale, conosciuto da tutti, Luigi. Volevo un attimo, velocemente, avete avuto una pazienza meravigliosa, volevo chiamare uno a uno i componenti della lista, dicendo nome e cognome, e almeno avete modo di conoscerli e fotografarli nella mente, ovvio. Prego, avanti. Tengo io il microfono. Chi sei? Emanuele Falzarano, ciao a tutti. Cosa fai nella vita? Sono docente, social media manager, un po' di cose. Soprattutto un giovane, prego. Bettini Stefano, organizzo eventi sportivi, sono responsabile dello sport. È molto famoso Bettini, ce l'avete presente, scorrazza lungo le valli in bici. Vieni. Allora, Valentino Lamberti, sono graduato dell'esercito e niente, mi sono occupato di sicurezza. Accento piacentino naturalmente. Certo Valentino. Andrea Gandolfi, praticante avvocato. Grazie Andrea, grazie. Jacopo Della Valle, 34 anni, educatore, formatore professionale. Grazie Jacopo. Patrizia Pastori, sono una grafica pubblicitaria e mi occupo di comunicazione. Grazie Patrizia, grazie. Elena Ambrosino, fornisco gli impianti al movimento, a parte questo sono laureata e impiegata a Milano, mi occupo di connettività. Che cosa sei laureata, scusa, perché non lo sanno? Scienze dell'informazione. Ok, perfetto, grazie. Cassani Cristian, operaio, mi sono occupato d'ambiente. Grazie Cristian. Stefano Dan, pensionato da poco del statale, funzionario statale, mi occupo di immobili demaniali, in genere di questioni relative all'immobiliare. Laureato in geologia, se non ricordo male. Ciao, Roberta Puzzini, 28 anni. Di cosa ti occupi? Sono una commessa. E hai però un'esperienza accademica. In economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale. Grazie Roberto. Questa signora la conoscete secondo me? No, non penso. Alessandro Galluppi, architetto, libero professionista. Grazie. Avanti. Ciao, Salvatore Zigliani, sono un apicoltore, ho curato la parte sull'ambiente, l'11 giugno è il mio compleanno.
Auguri Salvatore. Avanti. Barbara Dossena, sono commerciante nel centro storico allora, di Piacenza. Ci vediamo a Riccione alle 13 e stasera alle 20 a Civitanova Marche. Vi aspetto. Deborah tutti. Malaponti, sono un'imprenditrice del settore digitale. Grazie Deborah.